di Stato, rappresentante dei sanitari, perché siamo qui? Siamo qui per manifestare considerazione, vicinanza, affetto per chi in questo momento ha più bisogno, che sono i piccoli degenti del reparto pediatrico, ma anche tutti i degenti dell'ospedale. E quindi, segno di affetto, abbiamo portato la nostra vicinanza dell'amministrazione del Stato a chi ha più bisogno in questo momento. Quindi, vicinanza ai piccoli degenti dell'ospedale pediatrico, alle loro famiglie, a tutti i ricoverati dell'ospedale. Vicinanza anche al personale sanitario, al personale parasanitario, a tutto il personale ospedale per l'impegno che mette nel proprio servizio, per i sacrifici che deve affrontare per lo svolgimento della propria attività. È un impegno che ci accomuna come forze l'ordine, forze polizia, personale sanitario, l'impegno di vicinanza nei confronti di chi ha più bisogno. Per noi questa, quella che chiamiamo polizia di prossimità, cioè essere presenti nel sociale, quindi non solo l'attività di servizio, ma anche l'attività sociale, con la presenza, l'organizzazione di manifestazioni. Un'iniziativa di polizia di prossimità, cioè essere vicini a chi in questo momento ha più bisogno, quindi ai degenti, piccoli degenti dell'ospedale pediatrico, a tutti i ricoverati dell'ospedale, al personale sanitario, personale parasanitario, a tutto il personale dell'ospedale dell'Imperia. Un'iniziativa che si inquadra in quell'attività che la Polizia di Stato svolge come prossimità alle fasce più deboli, quindi a chi in questo momento ha più bisogno, agli anziani, ai malati e ai piccoli degenti. È un segno di attenzione, un segno di particolare affetto e in questo modo vogliamo augurare una pronta guarigione e un buon Natale ai piccoli degenti dell'ospedale pediatrico, con una pronta ripresa, soprattutto in questa emergenza in questa particolare emergenza di sociale, di emergenza sanitaria.